Nel video di oggi ti presentiamo tre versioni di muffin salati. Sono perfetti per una colazione sana e veloce. Se anche a te piacciono i muffin salati e soffici, allora queste ricette fanno per te. Si preparano con pochi ingredienti, semplici e alla portata di tutti. Allora cominciamo subito con le ricette. Aspetta! Prima di cominciare con le ricette, metti mi piace a questo video e iscriviti al nostro canale. Fatto? Ok, ora possiamo cominciare. La prima versione che ti propongo sono dei buonissimi muffin salati agli asparagi. Io ho scelto gli asparagi, ma tu potrai tranquillamente sostituirli con un altro ortaggio che hai in casa. Si preparano in pochissimi passi e con pochi ingredienti. Vediamo subito come. Per prima cosa ho sciacquato 200 g di punti di asparagi. Poi ho riempito una casseruola con acqua e ho fatto cuocere gli asparagi per 15 minuti dal bollore. Nel frattempo ho preparato l'impasto con 100 g di farina di riso. Al posto della farina di riso puoi tranquillamente utilizzare un altro tipo di farina che hai in casa disponibile. Poi ho aggiunto 100 ml di latte di mandorle, ma va benissimo anche quello di riso. Ho aggiunto anche 2 cucchiai di olio vegetale, 4 uova intere, ed ho mescolato il tutto con una frusta, in modo da amalgamare tutti gli ingredienti e sciogliere eventuali grumi. Una volta cotti gli asparagi, li ho scolati e li ho passati sotto l'acqua fredda per farli raffreddare. Dopodiché li ho tagliati a tocchetti. E li ho uniti al resto degli ingredienti. Ho aggiunto anche 6 g di lievito in polvere per torte salate, del sale ed ho mescolato il tutto. A questo punto possiamo foderare la nostra teglia da muffins con i pirottini di carta. Se voi non avete i pirottini di carta già pronti, vi faccio vedere un metodo facilissimo per realizzarli in casa con carta da forno. Vediamo subito. La prima cosa che dovete fare è prendere un foglio di carta da forno e piegarlo a metà orizzontalmente. Poi tagliate il foglio con un coltello . Una volta fatto questo passaggio, piegate i fogli su se stessi in modo da ottenere dei rettangoli. A questo punto, tagliate nuovamente i fogli in modo da ottenere 6 rettangoli. A questo punto vi servirà una tazza o un bicchiere che abbia lo stesso diametro degli stampini della teglia che utilizzerete. Ora appoggiate ogni foglio sulla tazza o sul bicchiere e premete con le mani in modo che la carta assumi la forma tipica dei pirottini. Se volete dei pirottini più bassi potete tagliare la carta in eccesso. Ora procedete nello stesso modo per tutti gli altri pirottini, dopodiché rivestite la vostra teglia da muffins e distribuite l'impasto all'interno di ogni stampino. Decorate con delle mandorle a lamelle, dopodiché cuocete i muffins nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. Una volta cotti, fateli intiepidire, dopodiché potete rimuovere la carta. Con queste dosi io ho ottenuto 8 muffins.
I pirottini di carta appena utilizzati non buttateli, mi raccomando, perché si possono riutilizzare. In questo modo possiamo ridurre gli sprechi. Ecco pronti i nostri muffins agli asparagi. Vi consiglio assolutamente di provarli perché sono deliziosi, vi piaceranno tantissimo. Ovviamente potete sostituire la farina di riso con un'altra farina che avete in casa. Va bene veramente qualsiasi farina in questa ricetta. Ora proseguiamo con le altre versioni di muffins. La prossima versione che vi propongo sono dei muffin salati a base di farina di legumi e ortaggi. Io utilizzerò delle carote e cipollotti verdi, ma voi potete tranquillamente sostituirli con ciò che avete in frigo. Queste ricette hanno proprio questo scopo, di farvi usare la creatività e ciò che avete disponibile nel frigorifero. Per prima cosa ho aggiunto due uova intere in una ciotola. Dopodiché ho cominciato a mescolare con le fruste elettriche, aggiungendo gradualmente 30 ml di olio vegetale. Dopo aver montato le uova per un paio di minuti, ho aggiunto anche 120 g di farina di ceci. Poi ho aggiunto anche 50 ml di acqua e ho messo l'impasto da parte. Separatamente ho montato a neve un albume, dopodiché l'ho incorporato al resto degli ingredienti ed ho mescolato delicatamente con una spatola. Ho grattugiato una carota sui fori più larghi della grattugia ed ho tagliato a tocchetti un cipollotto verde. Dopodiché li ho aggiunti nell'impasto. Ho mescolato il tutto, dopodiché ho aggiunto anche 6 g di lievito in polvere per torte salate, del sale ed un cucchiaino raso di curry. Ho distribuito il composto negli stampini, dopodiché ho decorato con dei semi di sesamo, ma potete scegliere anche altri tipi di semi. Ho cotto i muffins nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. Una volta cotti, li ho fatti intiepidire e poi ho rimosso la carta. Con queste dosi ho ottenuto 6 muffins perché ho preferito farli più alti e quindi ho aggiunto più impasto in ogni stampino. Se volete potete anche raddoppiare le dosi in modo da ottenerne 12. Eccoli pronti ragazzi, i nostri muffins, vi assicuro che sono sofficissimi grazie alla carota che svolge una funzione molto molto importante in questa ricetta e soprattutto nelle ricette con farina di legumi perché le mantiene morbide. Vi ricordo che potete tranquillamente utilizzare anche un altro tipo di farina che avete disponibile in casa. Ora possiamo proseguire con la prossima ricetta. La prossima ricetta che vi propongo sono i muffin salati a base di piselli, olive verdi e spinaci. La particolarità di questi muffins è che non c'è alcun tipo di farina. Siete curiosi? Allora cominciamo! In un frullatore ho aggiunto 60 g di olive verdi e le ho frullate finemente. Poi ho aggiunto anche 200 g di piselli già cotti, 3 uova intere, ed una manciata di spinaci. Ho frullato il tutto, dopodiché ho aggiunto anche 2 cucchiai di olio vegetale
del sale e un cucchiaino di aglio in polvere. Una volta pronto il composto, l'ho distribuito negli stampini e ho aggiunto anche un'oliva al centro, ma potete anche guarnire con dei semi. Ho cotto i muffins nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. Ed eccoli pronti! Tutti questi muffins si conservano nel frigorifero per 3 giorni e si possono anche congelare. Queste sono le nostre 3 versioni di muffin salati. Speriamo ti possano essere utili, soprattutto quando vuoi preparare qualcosa di buono e veloce per le tue colazioni o per i tuoi pranzi. Ti ricordo che abbiamo creato una guida gratuita che comprende un menu settimanale e la lista della spesa, molto facile da seguire e ti sarà molto d'aiuto per organizzarti i pasti. Se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e facci sapere nei commenti quale versione ti è piaciuta di più di questi muffins. Ti aspettiamo. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.